Eccoci qua. Penso che dopo un po' di sacrifici siamo arrivati finalmente all'inizio di questa manifestazione. Quindi benvenuti a tutti al primo memorial in onore di zio Pierino Vacca. Un grazie a tutti quelli che hanno partecipato all'evento e che parteciperanno. Ricordo che dopo le gare che faremo ci saranno altre sorprese, altre iniziative e concluderemo tutto con un buffet. Quindi ovviamente vi trattenete. Questa è un'iniziativa che il sottoscritto ha voluto per il rapporto speciale che mi legava al caro zio Pierino. Un amore in comune, quello per la vecchia signora. Siamo oggi qui a ricordare una persona che ha fatto della sua semplicità e umiltà la sua straordinarietà, che si è fatta volere bene da tutti. Tengo a precisare che l'organizzazione di quest'oggi è stata curata dal sottoscritto unitamente a Vincenzino Dorsiero. Grazie a lui tutto è stato più semplice, grande impegno ma grande affiatamento. La sua energia mi ha praticamente trasmesso anche a me una grande carica. Un ringraziamento ai calciatori che hanno aderito. A dire il vero, molti altri hanno chiamato per poter partecipare. Abbiamo preso questa decisione di far partecipare coloro che in qualche modo avevano una nota, diciamo così, caratteristica juventina, quindi juventini veraci, diciamo così, tranne dei professionisti che sono qui oggi e che ci hanno onorato. Un ringraziamento quindi a tutti. E mi scuso con quelle persone che, ripeto, non hanno potuto partecipare, ma come io ho ribadito loro, sono ordini che sono venuti dall'alto, quindi non potevamo fare diversamente. Ringrazio ovviamente in particolare coloro che vengono da lontano, persone che hanno militato in serie professionistiche, quindi Piero ovviamente che per noti motivi è qui, anche Fusco, Pepe, Orlando. Anche Manfredini sarà fra poco qui con noi, arriverà un po' più tardi perché ha avuto degli impegni, o meglio avrà degli impegni domani mattina in quanto deve essere a Verona per la firma di un contratto, però ci ha promesso che verso le 19.30 sarà qui con noi e poi dopo un'oretta scapperà via. Niente, adesso penso di dover fare diversi ringraziamenti, ma non voglio perdere molto tempo, mi riservo di farli diciamo a fine serata, o meglio prima di procedere alla premiazione. Adesso passo la parola a Pina Robertillo e poi cerchiamo di iniziare. Grazie Gerardo. Allora, questa sera interagiamo come se fossimo alla RAI, sembra quasi un incontro a due tra di noi, perché ultimamente gli incontri sono così avviluppati dal personaggio femminile e dal personaggio maschile nello spiegare i vari incontri. Anche io vi do il benvenuto a questo primo memorial Pierino Vacca, zio Pierino per tutti noi. Grande, grande zio Pierino. Mi batte il cuore solo a ricordarlo, perché so che se in questo momento era qua vicino a me, mi avrebbe preso la mano, me l'avrebbe stretta, aveva una forza incredibile per la sua formazione fisica. E ricordarlo come si deve, aveva una grande passione che era la Juve. La Juve ha avuto modo di conoscerla quando stava vivendo dei momenti tristi, era in prigionia perché lui ha fatto la Seconda Guerra Mondiale. Era in prigionia e lì con altri ragazzi, anche loro prigionieri, ha scoperto la Juve, l'ha amata e l'ha portata, se l'è portata in cielo, una parte della Juve se l'è portata in cielo. Ha avuto l'onore, grazie anche a Pina, alla figlia, all'interessamento di Pina, a conoscere il grande Gigi Buffon.
ha partecipato alla trasmissione televisiva di Maria De Filippi C'è posta per te, che poi qualche spezzone sarà anche nel video, ha avuto l'onore di conoscerlo e gli disse: guarda che un giorno mio nipote sarà il portiere della Juve. E lui disse: però dammi ancora tempo, io ancora non sono finito. Quando tornò mi disse: Pino, è stata un'esperienza bellissima che non dimenticherò per tutta la vita. Fu un'esperienza bella per lui e per noi che l'abbiamo assistito da qui. Un grazie va anche a Gerardo Piserchia, perché per te e per altri ha avuto l'onore di conoscere anche parte della dirigenza Juve, Luciano Moggi ed altri, anche se qualcuno oggi su Luciano Moggi storce un po' il naso, però allora era storia. Cosa dire più? Grazie. Grazie per questa, come c'è scritto sul manifesto, cornice a colori per un cuore bianco-nero. Sta arrivando zia Amelia, un applauso a zia Amelia, eccola! La persona con la quale ha condiviso una vita e lo spostare i soprammobili della Juve tutti i giorni. Lui metteva e zia Amelia toglieva. Niente, io non mi voglio più dilungare, ti ripasso la parola perché ci sono una serie di ringraziamenti da fare. E prima di tutto un grazie, un applauso a Gerardo Piserchia e a Vincenzo Torsiello, perché grazie a loro si è avuto questo. Poi, prima di passarti la parola, volevo da tutti voi il grido, il saluto di zio Piedino quando ci incontrava. Forza! Juve! Grazie. Brava Pina. Allora, io del nastro, facciamo volare in alto questi palloni, ovviamente bianco-neri. Adesso volevo un attimo l'amico Michele Fenillo di Valda, se si lega il centrocampo, che voleva praticamente fare un omaggio. Giuliano, puoi. Un attimo solo, se mi fate la cortesia di girarvi, diciamo, dall'altra parte. Ecco, abbiamo un ingrandimento speciale. Abbiamo il cuore a strisce, portaci dove vuoi. Bene, benissimo. Verso le tue conquiste. Io adesso procederei. Vincenzino, se vieni un attimo per cortesia, vediamo un attimo le tue formazioni e diamo il calcio di inizio. Vuoi dire una formazione? Mi ha emozionato. Salve, buonasera a tutti. Allora presento le squadre. La prima squadra capitanata giustamente da Robertiello, Pepe, Orlando, Pellegrino, Turi Vincenzo, Giorgio Caccia, Nicolino Ciottariello, Giulio Robertiello, Quintino Francesco che ha fatto tardi come sempre, Federico Cifrodelli, Fusco, Alfonso Sabatino, Vincenzo Torsiello senior e Davide Robertiello. Sì, sfideranno la squadra capitanata da mister Michele Cuozzo, Giuliano Borriello fra i pali, veterano anche lui di serie professionistiche, Fuoco Alberto, Gasparro, Lullo, De Vita, Guidetti, Lullo, Alfonso Sabatino, Coglianese, Cuozzo Figliulo, Iannone e Ernesto Ciottariello, anche lui con un passato fra i professionisti. Prego, vi potete schierare. Zio Pierino,
alla tua. Bene ragazzi, procederei con il calcio d'inizio. La Juve è una squadra che non posso.